Allora, ragazzi, oggi è il Dante D. Quindi, prima della lezione di ingegneria chimica, un passo della Divina Commedia. Il quinto del Purgatorio. È uno dei miei preferiti. Scusate, ma non ho resistito alla tentazione. Poi disse un altro: De, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son buon conte. Giovanna o altri non ha di me cura, perché io vo tra costor con bassa fronte. E io a lui: Qual forza o qual ventura ti traviò sì fuor di Campaldino che non si seppe mai tua sepoltura? Oh, rispose egli. A piè del Casentino traversa un'acqua ch'ha nome l'Archiano, che sovra l'Ermo nasce in Appennino. Là, vocabol suo diventa vano, arriva io, forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì, e quivi caddi, e rimase la mia carne sola. Io dirò vero, e tu lo ridì tra i vivi. L'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava: Oh, tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo. Ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie. Giunse quel malvoler che pur mal chiede con lo intelletto e mosse il fumo e il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il dì fu spento, da Prato Magno al Gran Giove coperse di nebbia e il ciel di sopra fece intento, sì che il pregno aere in acqua si converse. La pioggia cadde e a fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse. E come i rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio, gelato in sulla foce, trovò l'archiar rubesto, e quel sospinse nell'arno, e sciolse al mio petto la croce che i fe di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. Sì. Aspetta. Allora, cominciamo. La pinch analysis cos'è e cosa serve? La pinch analysis è una tecnica di analisi e di ottimizzazione energetica dei sistemi. Allora, l'esempio che ti fa subito l'autore è: una volta c'era un sistema di processo fatto così, con tre rigeneratori di calore e tre scambiatori che usavano calore da sorgenti esterne. Dopo che è arrivato uno degli inventori della pinch analysis, Linhof, ci ha fatto sul lavoro, il sistema è diventato così, con sempre tre rigeneratori, ma una sola sorgente di calore esterna. Prima che arrivasse Linhof a fare la sua consulenza, il sistema prendeva 1700 kW di calore e ne rigettava 650. Dopo il lavoro di Linhof, il sistema prende 1070 kW di calore e non rigetta niente. Che è casualmente probabilmente la differenza tra i due. Sì, esatto. Ottima osservazione. Allora, poi nel primo capitolo il libro va avanti a spiegarti perché la gente in passato faceva questi svarioni. Allora, essenzialmente, non è che gli ingegneri, prima che Linhof e Wendroff inventassero la pinch analysis, gli ingegneri fossero tutti dei perfetti coglioni. Il punto è che l'industria, e soprattutto l'industria chimica, è nata e si è sviluppata in un mondo in cui l'energia termica non costava un cazzo e rigettare il calore all'esterno non gliene fregava niente a nessuno. Cioè,
non esistevano, prima della crisi petrolifera del 73, Alessandro, non esisteva né il problema dell'approvvigionamento energetico né il problema del global warming. Sì. Prima del 73 risparmiare combustibili era semplicemente un modo per aumentare i margini di profitto, ma non era una necessità impellente che poteva essere dettata dalle crisi geopolitiche. Viceversa, buttare calore all'esterno, nell'acqua di fiume, nell'atmosfera, se gliene frega poco oggi, figurati a quei tempi. Quindi la pinch analysis, vedi la reference, 1979. Facci caso, la crisi petrolifera, che è stata il primo grande cambiamento della società occidentale del dopoguerra, è del 73, alla guerra dello Yom Kippur. Sì. Esatto, diciamo che quindi la pinch analysis è una tecnica relativamente giovane. Punto primo. Punto secondo, quando ancora l'efficienza energetica di un processo era solo una faccenda, diciamo, era solo un optional per aumentare i margini di profitto, poteva non essere una necessità stringente, allora che succedeva? Succedeva che la si faceva tramite metodi e processi consolidati, ma consolidati secondo gli approcci, tra virgolette, antichi. Sì, classici, tradizionali. Ecco, esatto. E ora lo vedremo quando andiamo a coprire il capitolo 2. Gli approcci classici e tradizionali, basati sull'esperienza più che sull'analisi teorica, portavano a fare certe scelte che erano valide soprattutto da un punto di vista pratico e impiantistico, ma meno valide da un punto di vista del risparmio delle calorie. Ho capito. Faccio un esempio molto banale. Da un punto di vista pratico e impiantistico, è sempre molto comodo accoppiare in uno scambiatore di calore un fluido molto caldo con un fluido molto freddo. Questo perché se hai un alto delta T, tu puoi avere un'area ridotta di scambio termico e quindi ottenere uno scambiatore di calore più compatto. Ok. Questo in prima battuta. In seconda battuta si può anche dimostrare che non solo lo scambiatore di calore ha una minore area, ma è anche più efficiente. Perché tu lavori, se il fluido caldo è molto caldo e il fluido freddo è molto freddo, tu lavori in un regime che è quello che negli ingegneri chiamano senza il cross di temperatura. Ok. Viceversa, Linhof e i suoi soci nel 79 hanno dimostrato che quando uno progetta non un singolo scambiatore di calore, ma tutto un insieme di scambiatori di calore nel suo processo, secondo questo approccio, l'approccio di accoppiare cioè fluidi molto caldi con fluidi molto freddi, rischia di creare a livello globale in tutto il sistema delle perdite di efficienza energetica. Perché molto banalmente hanno dimostrato che se tu cominci accoppiando il molto caldo col molto freddo, non riuscirai mai alla fine a fare uno scambio di calore decente quando ti rimangono in giro solo i fluidi tiepidi. Succedeva che gli ingegneri di una volta, spesso e volentieri, accoppiavano fluidi molto caldi e fluidi molto freddi in pochi scambiatori efficientissimi. Dopodiché, quando avevano in giro le correnti tiepide, che non potevano più incrociarle in nessuno scambiatore di calore perché non riuscivano più a progettare scambiatori di calore fattibili, buon basta, ricorrevano alle utility esterne, che tanto a quei tempi non costavano un cazzo, né per prendere calore né per rigettarlo. Questa essenzialmente è la ragione per cui la pinch analysis è stata un po' una rivoluzione nell'energetica dei sistemi. Qua del capitolo 1 mi preme sottolineare soltanto un altro concetto. Siamo un attimino a pagina 10. Ok. Allora, immagina di avere le 6 correnti calde e le 6 correnti fredde che ti ha disegnato l'autore in questo schemino proprio semplice e inverosimile che serve da esempio. Tu hai 3 fluidi caldi che devono andare da 300 gradi a 200.
e tre fluidi freddi che devono andare da 50 a 150. Ok. Allora, in teoria puoi fare questo. Tutti e tre i fluidi freddi li riscaldi con del vapore. Dopo gli scambiatori di calore? No, no, senza scambiatori. Ci sono tre scambiatori di calore in cui i fluidi freddi vengono scaldati a furia di vapore. Ok. E poi ci sono tre scambiatori di calore in cui i fluidi caldi vengono raffreddati con acqua di pozzo. Ok? Ok, ok. Ti dice l'autore, se consideriamo il delta T media logaritmico tipico, consideriamo i calori specifici e tutto, ci viene un'area di 204 metri quadrati in 6 scambiatori di calore. Sì. Siccome gli apparecchi sono solo 6 e il delta T media logaritmico è grandissimo, l'area globale è piccola. Abbiamo fatto, dice, un progetto alla vecchia maniera. Un progetto che minimizza il costo immobilizzato. Ok. Pochi, cioè, il costo di impianto, diciamo. Pochi scambiatori di piccola area, grande spesa energetica. Siamo nel mondo in cui costruire l'apparecchio costa, ma comprare energia non costa niente. Adesso facciamo l'esempio inverso. Ottengo il riscaldamento e il raffreddamento soltanto mediante scambiatori rigenerativi. Cioè, questo fluido freddo va da 50 a 150 prendendo il calore dei fluidi caldi e così. In totale possiamo raggiungere gli stessi target, dice l'autore, con 9 scambiatori rigenerativi. Non devo comprare vapore all'esterno, non devo comprare acqua di pozzo per raffreddare. Il risultato però qual è? È che io non ho 6 scambiatori, ne ho 9. Siccome il delta T media logaritmico è sempre più piccolo, perché prima il mio vapore stava a 400 e la mia acqua di pozzo stava a 90, adesso invece il fluido riscaldante è a 300, non a 400 come il vapore. Mi segui? E poi scende sempre di più. Esatto, quindi oltre ad avere 3 apparecchi in più fisicamente, le loro aree sono maggiori, perché il delta T media logaritmico è inferiore. Quindi questo è un network pensato per avere il minimo costo energetico, ma il più alto costo immobilizzato. Ok? L'autore va avanti. Probabilmente la soluzione ottimale sarebbe una soluzione di questo tipo qua, dice lui. In cui accoppio correnti calde e correnti fredde senza ricorrere al pozzo caldo o al pozzo freddo esterno, ma non faccio accoppiamenti quando la corrente calda è tiepida e la corrente fredda è tiepida. Sì. Mi segui? Sì. Metto giù soltanto 3 apparecchi, ma sfruttando, giocando sui delta T media logaritmici, vedo di farli il più piccoli possibile. Quindi un ottimo tra i due, diciamo. Esatto. Sì. Metto giù soltanto 3 apparecchi, ma sfruttando, giocando sui delta T media logaritmici, vedo di farli il più piccoli possibile. Quindi un ottimo tra i due, diciamo. Esatto, si muove vuol dire che, allora, la pinch analysis vuol dire che se tu la usi puntando semplicemente alla maggiore efficienza energetica, arriverai alla seconda opzione. Ok. Cioè, dalla prima arriverai alla seconda. Se tu rilassi i requisiti di efficienza energetica e cominci anche a considerare i requisiti economici derivanti dall'avere in giro tanti scambiatori, allora comincerai a cercare compromessi fra la figura numero 2 e la figura numero 3. Questo vuol dire la pinch analysis si muove. Mm-hmm.
Ok. Scusa, una domanda, ma il consumo energetico nel secondo e nel terzo caso non è lo stesso? No, no. Vedi che nel secondo e terzo caso io non invoco né vapore né cooling water. Sì, figura 1.7 e 1.8, dico. Non c'è consumo energetico, perché il calore passa dai fluidi caldi di processo ai fluidi freddi di processo. Ok, ho Per capito cosa volevi dire. consumo energetico in ambito di pinch analysis si intende compro un combustibile, cioè compro calore da un fluido che non è un fluido di processo. Ok, ma ho Lo capito, capisci, lo capirai sì. molto meglio da questo esempio qua, guarda. Bene. Questo è praticamente è un esempio preso da un impianto reale, ma ovviamente l'autore ha tolto tutti i riferimenti per non incorrere in problemi di diritto d'autore. Sì, C'è un certo. reattore che deve fare una reazione all'incirca 200 bar. Il prodotto va raffreddato, c'è una prima separazione di prodotti liquidi e gassosi in un flash. Dopodiché il prodotto liquido viene inviato a una colonna di distillazione. Allora, tutti questi scambiatori realizzano un incrocio 1, 2 e 3. Questi scambiatori realizzano un incrocio tra correnti caldi e correnti fredde. Quindi il calore che viene trasferito in questi scambiatori non è un costo energetico. Perché questi fluidi caldi e freddi tu devi averceli comunque nel tuo impianto per fare la tua reazione chimica. Cioè il feed ti serve a fare la reazione e il prodotto e quello che esce dalla reazione deve andare alla purificazione. Viceversa, guarda cosa succede qui, in questo boiler, in quest'altro boiler e invece in questo condensatore raffreddato ad acqua. Allora, qui avviene una inserzione di calore o una cessione di calore con dei fluidi, vapore o acqua fredda, che non sono fluidi di processo. Perché questo vapore non serve alla tua reazione chimica e quest'acqua non entra nella tua purificazione. Questo si intende, questa è la differenza, Alessandro, tra fluido di processo e fluido di servizio. Il fluido di processo è quello che serve a fare la reazione chimica che il tuo impianto deve fare per trattare il reagente e vendere il prodotto. Il fluido di servizio è un fluido che serve a tenere in piedi il processo, ma senza partecipare nei suoi bilanci di massa. Un Cioè, quando tu esempio. fai i bilanci di massa del processo, il vapore in questo boiler, il vapore in questo boiler e l'acqua in questo condensatore non entrano. Non toccano, no, Entrano nei assolutamente. bilanci energetici. Ok, una Al domanda. massimo, i fluidi di servizio entreranno nei bilanci di massa finali del progetto perché Dimensionare quando entrano. No, nel senso che se a te serve del vapore per scaldare e dell'acqua fredda per raffreddare, alla fine del progetto dovrai compilare una tabella in cui dirai, per Quanta tenere te ne in piedi serve? il mio processo chimico che ha questi bilanci di massa, servono anche tot metri cubi di acqua fredda e di vapore. Quindi anche le correnti di servizio avranno i loro bilanci di consumo, ma non devi confonderli con i bilanci di massa delle spese dei fluidi di processo. Scusa, quindi ad esempio se si ha uno stripper la cui funzione principale è scusa, se c'è una colonna di lavaggio dove si inserisce l'acqua in cui la funzione principale è rimuovere e poi viene rigenerata quest'acqua, in questo caso l'acqua sarebbe un fluido di processo Sì, nel caso di uno stripper perché entra nei bilanci di condensatore, sì. massa. Sì. Se non c'è il rigeneratore. Ha maggior ragione. Allora, possiamo Figurati. passare, se questa introduzione è abbastanza chiara, comunque abbiamo capito cos'è la pinch analysis, abbiamo capito cosa serve, abbiamo capito perché funziona,
E soprattutto abbiamo stabilito l'importante differenza fra fluidi di processo e fluidi di servizio. Questa differenza è molto importante. Cominciamo con un esempio relativamente semplice. Allora, abbiamo un reattore che lavora tra 200 e 150 gradi. L'alimentazione però è fredda a 20 gradi, mentre il prodotto, per le finalità che ancora non conosciamo, va raffreddato fino a 50 gradi. Allora, il feed si chiama fluido di processo freddo. Perché quando si parla di fluido freddo, non bisogna pensare che è freddo perché è a 20 gradi. Cioè, non è questo il concetto. Freddo perché va scaldato, semplicemente. Idem, il prodotto è un fluido di processo caldo, ma non perché 150 ti scotti, è caldo perché va raffreddato. Ok, quindi non è una questione di temperatura, cioè anche se il fluido freddo avesse una temperatura più alta del fluido caldo, a parte che ovviamente non ha senso, però in termini generali è un fluido freddo perché si deve scaldare. Ecco, esatto. Anche se andava da 200 a 300 si chiamava fluido freddo, capisci? Ho capito. E questo è semplicemente una questione di gergo. Eh sì, che per capirsi è fondamentale. Allora, la figura dopo ti fa vedere lo stesso processo di prima, in cui però per scaldare il fluido freddo non fai solo ricorso a un riscaldatore che quindi userà una corrente di servizio. E per raffreddare il fluido caldo non farai solo ricorso a un raffreddatore che userà un fluido di servizio, ma cerchi di realizzare un trasferimento di energia anche tra i tuoi fluidi di processo con uno scambiatore di calore rigenerativo. Mi segui? Sì. Allora, sì. Per cominciare a quantificare questi concetti, allora, dobbiamo rifarci un attimino adesso a un principio fondamentale della termodinamica che, allora, come una differenza di pressione in un fluido causa il movimento della massa, come una differenza di potenziale in un circuito elettrico causa il flusso di corrente, così una differenza di temperatura causa i flussi di calore. Ok? Sì, H delta T. Ecco, perfetto. Quindi, per rappresentare le tue correnti in uno spazio in cui le coordinate sono il delta T e il delta H, è utile farsi una tabellina come questa qua. Quindi, andiamo a farcela anche noi. Allora, foglio 1. Abbiamo il fluido 1 freddo e il fluido 2 caldo. Abbiamo la heat capacity cumulativa, cioè il Cp per il flusso, 1 e 1,8. Abbiamo le temperature di ingresso e le temperature finali. Temperature iniziali, diciamo, e temperature finali. Ok. E abbiamo i delta H. Ok? Ovviamente, allora, abbiamo i delta H, non le entalpie assolute. Perché supponiamo di non conoscere lo stato di riferimento, cioè lo zero dell'entalpia valido per tutti, supponiamo di non conoscerlo. Allora, per aiutarci nei passaggi successivi, cominciamo a dire che l'entalpia di riferimento, che io ho chiamato H in questa tabella, sia zero. Allora, proviamo a disegnare i nostri fluidi, dove la parola disegnare è usata nel senso più lato possibile, in un diagramma T
temperatura, entalpia. Nome 6, 1. Allora, sull'asse X mettiamo le entalpie e sull'asse Y le temperature. Aggiungiamo il fluido caldo. Quindi puoi modificare la seconda cella, la cella che calcola il delta H per il fluido caldo, e mettere il segno meno lì. Allora, voglio usare una convenzione leggermente diversa da quella del libro e mettere il segno meno a chi cede il calore e lasciare il segno più a chi lo guadagna. Cioè, mi metto dal punto di vista delle correnti di processo. Seguire la convenzione del libro significherebbe mettersi dal punto di vista delle correnti di servizio. Quindi il fluido freddo dovrebbe ricevere e quindi conta col segno meno. Io preferisco segnargli il segno più, perché il fluido freddo lo vedo come una cosa che deve guadagnare. Mi segui? Fluido freddo? Sì, che deve prendere. Ok. Allora, andiamo avanti. E quindi vediamo che quello che noi abbiamo fatto con Excel, il libro ce lo fa a mano. Adesso però a questo punto si pone un attimino un problema. Allora, il libro rappresenta i due fluidi ben sovrapposti, mentre noi li abbiamo rappresentati molto distanziati tra di loro. Allora, provo a passare a una rappresentazione sinottica sullo schermo del PC. Ok? Allora, a cosa è dovuta questa differenza tra le rappresentazioni? Molto semplice, è dovuta dal fatto che l'entalpia non è assoluta, ma è calcolata tramite differenze. Ma siccome noi vogliamo avere sull'asse X la differenza di entalpia e non l'entalpia assoluta, allora una qualsiasi traslazione in orizzontale delle nostre due curve disegnate sarebbe perfettamente lecita. Allora, se io immagino di voler avere sul mio asse X non l'entalpia, ma il delta di entalpia, allora qualsiasi riferimento di entalpia a zero sarebbe valido. Sì, perché si parte da zero, cioè un delta H. Perché se a me interessa una differenza di entalpia e non un'entalpia assoluta, zero, qualsiasi punto iniziale da cui io comincio a contare i miei delta H è buono uguale, perché a me interessano i delta H, non H. Mi segui? Sì, 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 sì. Quello che noi vogliamo fotografare non è l'entalpia assoluta potenziale termodinamico del sistema. Quello che noi vogliamo fotografare sono i trasferimenti di entalpia tra un punto e un altro. Cioè, se un fluido caldo e un fluido freddo si scambiano 100 watt, mi segui? Non mi interessa sapere se l'entalpia termodinamica assoluta del fluido caldo era 2000 e quella del fluido caldo era meno 3000 e quella del fluido freddo era meno 3000, o se l'entalpia del fluido caldo era 5000 e quella del fluido freddo meno 6000. A me interessano i 100 watt che passano. Ok, sì, 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 è quello che determina, sì. Perfetto, quindi mi dice il libro: quanto calore può essere al massimo scambiato in questo scambiatore qui in mezzo? Qual è la massima quantità di calore che può passare da un fluido all'altro rispettando questi requisiti? Beh, a questo punto non basta più basarsi sul primo principio della termodinamica, deve entrare in gioco il secondo. Affinché il calore fluisca,
ci deve essere un gradiente di temperatura per cui il calore fluisca dal caldo al freddo. Sì. Quindi io posso traslare il fluido caldo e il fluido freddo, ma il fluido caldo deve rimanere a parità di entalpia su un intervallo di temperatura superiore. Quindi immaginiamo di spostare il fluido caldo agendo sul suo livello zero di entalpia. Ok? Io lo comincio a traslare pezzettino pezzettino. Ok. Adesso sto cominciando a realizzare uno scambio termico. Vedi? Sì. Questo sì. Significa che quando il fluido caldo è 150, lo accoppio con quello freddo in uno scambiatore che realizza questo passaggio. Sì. Vedi? L'intersezione dei due fluidi proiettata sull'asse X mi dice quali sono le temperature in cui i miei fluidi si scambiano l'energia nello scambiatore di calore che sto progettando. Allora, la figura 2.1 corrisponde alla situazione in cui non c'è sovrapposizione dei due fluidi proiettata sull'asse del delta H. Vedi che in questa situazione, se tu proietti le due linee che rappresentano i fluidi sull'asse orizzontali, non trovi sovrapposizione. Quindi cosa vuol dire? Che il delta H scambiato è zero. Ma se i fluidi non si scambiano delta H tra loro, il fluido freddo lo puoi scaldare soltanto col tuo heater e il fluido caldo lo puoi raffreddare soltanto col tuo cooler. Adesso vogliamo esplorare un'opzione in cui i fluidi si scambiano un po' di energia. Cosa vuol dire fargli scambiare un po' di energia? Vuol dire che graficamente è possibile trovare un'intersezione tra le due curve proiettata sull'asse orizzontale. Dal punto di vista meramente grafico, questo lo faccio traslando rigidamente in senso orizzontale le due curve. Nel nostro file Excel mi basta ricorrere allo stratagemma di modificare il delta H di riferimento di uno dei due. La cosa è perfettamente lecita perché a me interessano differenze di entalpia, non entalpie assolute. Quindi modificare l'entalpia di riferimento di uno dei due fluidi o di entrambi non modifica la termodinamica dello scambio energetico. Quindi con la teoria sono a posto. Adesso vedi che in questa configurazione, dal punto di vista meramente grafico, se proietti i due fluidi sull'asse orizzontale, trovi un'intersezione sull'asse. Questo vuol dire che stai effettivamente usando uno scambiatore di calore in cui un po' di calore passa da un fluido all'altro, non dalle correnti di servizio ai fluidi di processo, ma tra i fluidi di processo. Bene, facciamo un passettino oltre. Abbiamo detto che il fluido caldo deve essere sempre più caldo di quello freddo affinché il passaggio di calore sia fattibile, per il secondo principio della termodinamica. Con questo diagramma tu puoi vedere a quali temperature deve lavorare il tuo scambiatore di calore per ottenere un passaggio di energia di tot kilowatt. Facciamo finta. Se il tuo scambiatore deve smazzare 50 kW tra il fluido caldo e il fluido freddo, allora il fluido caldo deve percorrere un range di temperature che va da 150 a circa 120, mentre il fluido freddo deve percorrere un range che va da 20 a circa 70. Potresti scambiare più calore tra il fluido caldo e il fluido freddo? Certamente sì. Tu puoi immaginare di traslare queste due curve finché la curva del fluido caldo al limite non incoccia quella del fluido freddo. Ok? Mm-hmm. Più di così non puoi fare,
perché altrimenti il passaggio di calore sarebbe proibito per il secondo principio della termodinamica. O meglio, otterresti un passaggio di calore all'inverso. Quindi, graficamente, puoi già vedere che il massimo recupero termico che puoi ottenere nel tuo sistema tramite lo scambio tra le correnti di processo è di circa 120 kW. A questo punto, quelli che rimangono alla corrente fredda li compri dal tuo scambiatore di calore esterno, corrente di servizio. Quelli che mancano da cedere alla corrente calda, usi il tuo cooler, corrente di servizio. Questo diagramma è molto utile perché in forma grafica ti fa vedere subito cosa puoi fare nello scambiatore rigenerativo e cosa ti resta da fare invece per forza con le correnti ausiliare esterne. Okay. Adesso proseguo il libro. Preoccuparsi del secondo principio della termodinamica è giusto, però preoccuparsi anche della fattibilità pratica delle cose è meglio. Quindi, se noi stimavamo che lo scambiatore termico rigenerativo potesse fare un massimo di 120 kW, ci dice il libro, sarebbe più saggio progettare per uno scambio di 110, perché uno scambio di 110 kW corrisponde a una situazione in cui nel punto di massima vicinanza fluido caldo e fluido freddo hanno una differenza di 20 in verticale. Significa che nel punto in cui lo scambiatore di calore ha il più piccolo delta T a disposizione, questo delta T è comunque ancora di una ventina di gradi. Che è più che sufficiente per realizzare anche uno scambio termico tra un gas e un altro. Nota però una cosa, il principio di realismo che abbiamo introdotto, in quanto principio di realismo e non dato teorico della termodinamica, è comunque un principio flessibile e modificabile. Quindi, in questo primo esempio abbiamo supposto che il realismo sia in un delta T minimo di 20 gradi centigradi. Ci potrebbero essere anche esempi in cui il realismo significa 30 piuttosto che 10. Allora, cominciamo a stabilire un'altra cosa, un altro principio della pinch analysis. L'analisi energetica di come si incrociano le correnti calde e le correnti fredde deve essere fatta dichiarando di volta in volta qual è questo delta T minimo applicato. Te la riformulo. A parità di corrente calda e di corrente fredda, la tua analisi darà un esito diverso a seconda di qual è il delta T minimo che applichi. Quindi abbiamo un grado di libertà, progettuale. Allora, fare il disegno con due fluidi è facile, ok? Ma purtroppo diciamo che i sistemi reali non sono composti soltanto da due fluidi, uno caldo e uno freddo. Mi segui? Mm-hmm. Quindi bisogna inventarsi un sistema. Siccome il disegno è tanto bello, tanto comodo e ci permette di primo acchito di capire tante cose, bisogna inventarsi un sistema per far stare sul disegno più di due fluidi. Allora, l'idea è semplice. Immagina di avere tre correnti calde, mm-hmm, disegnate singolarmente. Non fare caso alla loro posizione rispetto all'asse X, perché l'asse X, abbiamo detto, rappresenta un delta H, non un H assoluto. Quindi queste tre frecce potresti traslarle orizzontalmente dove ti pare, il concetto non cambia.
quello che è importante capire è questo. Allora, nell'intervallo di temperatura superiore c'è soltanto il fluido B. Perché è l'unico che va da T1 a T2. Corretto? Sì, sì. L'intervallo invece di temperatura T2 e T3 rappresenta un intervallo comune a tutti e tre i fluidi. Perché tutti e tre di loro devono compiere una parte della loro vita energetica tra la temperatura T2 e T3. Molto bene. Ma una volta che finiamo sotto T3, tra T3 e T4, di fluidi ce ne sono soltanto due, A e C. Perché il fluido caldo B, una volta arrivato a T3, finisce il suo raffreddamento e quindi esce dall'analisi. Bene, infine sotto T4 rimane da trattare soltanto il fluido A. Fin qui ci siamo? Sì. Ora, come facciamo a rappresentare il fatto che questi 1, 2, 3, 4 intervalli di temperatura hanno dei requisiti di entalpia diversi? Allora, semplice. Allora, se queste sono delle rette, allora il loro coefficiente angolare rappresenta, diciamo, la loro inerzia termica. Perché tu sai che l'inerzia termica di un fluido sarebbe praticamente il delta H fratto delta T. Che in una rappresentazione di questo genere, delta H diviso delta T, è esattamente l'inverso del coefficiente angolare. Dal momento che qui ragioniamo con delle correnti, non con dei corpi, e che quindi non abbiamo delle masse, ma dei flussi di massa, il concetto di inerzia termica lo applichiamo non alla cessione o all'acquisto di energia, ma alla cessione e all'acquisto di potenza. Chiaro? Insomma, non vuoi chiamare inerzia termica? Chiamala capacità termica, ma non specifica. Capacità termica in watt su grado o kilowatt su grado. Non watt su chilogrammo. Non divisa per i chili, esatto. Molto bene, allora, ritorniamo a noi. Se a te ti chiedessero di calcolare il coefficiente angolare di questi segmenti di retta, tu che faresti? Faresti delta T diviso delta H. Giusto? Sì. Bene. Quindi vuol dire che il coefficiente angolare di queste rette, delta T diviso delta H, è esattamente l'inverso della loro capacità termica. Perché la capacità termica è il delta H su delta T. Sì, 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 sì. Bene. Ma quindi se il coefficiente angolare è l'inverso della capacità termica, vuol dire che le rette molto ripide hanno una piccola capacità termica e le rette piatte hanno un'alta capacità termica. Allora, immagina di essere tra T1 e T2. Se tra T1 e T2 hai a che fare con una sola retta, hai a che fare con solo un coefficiente angolare. Quindi hai a che fare con un unico valore di capacità termica. Giusto? E quello di B, quello del bravo. Tra T2 e T3 vivono tre rette. Ci sono tre coefficienti angolari, quindi ci sono tre calori specifici. Uh-huh. Quindi cosa vuol dire? Che
Tra T1 e T2, Alessandro, il tuo processo è rappresentato da una retta inclinata esattamente come questa. Ok? Viceversa, tra T2 e T3 ti devi immaginare un coefficiente angolare cumulativo di tutti questi tre. Come fai a trovare questo coefficiente angolare che ti permette di rappresentare tre rette in una? Semplice. Sommi le capacità termiche dei fluidi e quindi sommando Cp di A più Cp di B più Cp di C ottieni una capacità termica cumulativa che ti permette, che sarà l'inverso del coefficiente angolare della retta cumulativa. Sì, l'inverso del coefficiente angolare. Capita l'idea? In disegno questa idea si traduce così. Guarda. Io graficamente lo vedo. Eccola come per ogni striscia, quando ce n'è più di uno, sulla base, per creare la nuova retta, si sommano i vari delta H. I vari delta H sono proprio dati da T2 e T3 per il singolo coefficiente. Esattamente lo stesso concetto. Lo vedi nella figura sotto. Allora, tra T1 e T2 hai una retta che se fai delta H diviso delta T, ti viene B. Trovi esattamente la capacità termica B. Viceversa, tra T2 e T3 hai una retta tale che delta H diviso delta T ti fa Cp di A più Cb di B più Cp di C. Fra T3 e T4 il delta H su delta T rappresenta soltanto Cp di A più Cp di C. Fra T4 e T5 la retta è inclinata come la retta di A. Ora, la posizione di questa spezzata in senso orizzontale, ancora lì, è arbitraria finché non decidiamo tra correnti calde e correnti fredde quale deve essere il delta T di progetto. Sì. Se ci sei, vado avanti. Ci sono. Passiamo da un metodo grafico a un metodo numerico. Perché ora capisci benissimo che mettere assieme le correnti di processo in modo grafico sarebbe una faccenda alquanto scomoda. Bisogna inventarsi un sistema. Prendiamo come esempio la tabella 2,2. Che risulterà in un grafico come quello di figura 2,6. Vediamo come si costruiscono questi grafici cumulativi, in cui tutte le correnti coinvolte sono interessate. Allora, come si costruisce una tabella per un problema a 4 string? Anzitutto, temperature. Dobbiamo semplicemente prendere tutte le temperature della tabella originale e listarle dalla più alta alla più bassa, evitando le ripetizioni. A questo punto, per ogni intervallo, dobbiamo mettere i calori specifici cumulati, come abbiamo spiegato prima, sia dei fluidi caldi che dei fluidi freddi. Allora, per motivi meramente grafici di rappresentazione dei fluidi sul diagramma TH, è bene cominciare a fare la cascata dei fluidi caldi dall'alto e la cascata dei fluidi freddi dal basso. Allora, fluidi caldi tra 170 e 150. Bene, abbiamo solo il numero 2, che ha un Cp di 3. Fluidi caldi tra 150 e 140. Abbiamo sempre il 2 con su Cp di 3, ma è entrato anche il 4 che ha 1,5, quindi il totale è 4,5.
scendendo la cascata esistono sempre sia il fluido numero 2 che il fluido numero 4 fino a 60 gradi. Quindi 4,5, 4,5 e 4,5. Da 60 a 30 il fluido 2 non c'è più, c'è solo il 4, CP1,5. Da 30 a 20 nessuno dei due. I fluidi freddi. Da 20 a 30 c'è il primo che ha un CP di 2. Da 30 a 60 sempre solo il fluido 1 col suo CP di 2. Lo stream numero 3 è freddo, entra a 80 gradi. Quindi anche da 60 a 80 c'è solo il CP2 associato al fluido 1. Da 80 a 35 invece li abbiamo entrambi. Da 80 e 135 i fluidi 1 e 3 sono compresenti, quindi il CP totale è 6. Dopodiché da 135 gradi a 140 gradi è presente soltanto il fluido numero 3 con un CP di 4. E concludiamo con uno 0. Questa colonna è semplicemente la somma, intervallo per intervallo, dei CP cumulativi dei fluidi caldi meno i CP cumulativi dei fluidi freddi. La colonna delta H hot mostra la somma dei CP per i delta T relativi ai fluidi caldi . La somma delta H cold fa lo stesso con quella dei fluidi freddi. Infine, la colonna delta H tot per i caldi e delta H tot per i freddi realizzano il cumulo. A questo punto, per decidere la traslazione orizzontale delle due curve una rispetto all'altra, ci basta variare il riferimento per il calcolo dell'entalpia dei fluidi caldi. Questo punto è arbitrario, ma è irrilevante, perché a noi interessano le differenze di entalpie e non le entalpie assolute. Realizziamo la traslazione orizzontale, che ci fa avere una distanza tra le due curve sull'asse Y pari al delta T minimo nel pinch point. Quando abbiamo raggiunto questa condizione, possiamo leggere i requisiti della hot utility come differenza a destra tra la curva dei fluidi caldi e la curva dei fluidi freddi, e invece il requisito della cold utility, cioè il calore da rigettare, come differenza a sinistra tra la curva dei caldi e la curva dei freddi. A questo punto possiamo introdurre un altro concetto, che è quello della temperatura traslata. Vale a dire, se conduciamo l'analisi in questo modo, abbiamo sempre che i fluidi freddi si muovono su una certa scala di temperature, mentre i fluidi caldi si muovono su un'altra scala di temperature. Questo perché quando abbiamo traslato nel senso orizzontale le due curve cumulative per raggiungere il requisito della temperatura minima logaritmica, allora abbiamo che a parità di coordinata lungo l'asse X, le due curve avranno sempre un mismatch sull'asse verticale, che rappresenta appunto la driving force che deve essere presente negli scambiatori di calore per far passare l'entalpia. A questo punto vediamo come si può incorporare il parametro di progetto della delta T minima dentro alla nostra rappresentazione grafica sul diagramma temperatura-entalpia. Allora, a questo punto si adotta una convenzione,
Ad esempio, immaginiamo di stare lavorando con un delta T minimo di 10 gradi. Introduciamo le temperature traslate. Per i fluidi freddi aggiungiamo la metà della temperatura minima. Per i fluidi caldi, invece, il delta T minimo mezzi sarà non aggiunto ma sottratto. Perfetto. Quindi i fluidi freddi sono stati traslati verso l'alto, i fluidi caldi sono stati traslati verso il basso. A questo punto possiamo costruire un'altra tabella analoga a questa. Quindi, cominciamo con listare tutte le temperature e ordinarle dall'alto verso il basso. Eliminiamo i duplicati. A questo punto listiamo i calori specifici come già fatto in precedenza. Intervallo 1. Da 165 a 145, soltanto un fluido caldo presente. Abbiamo la cascata calda. E la cascata fredda. E coerentemente la somma di Gp. A questo punto è bene anche ritraslare le temperature della scala fredda verso l'alto, perché vediamo che nella scala di temperatura traslata non c'è più un mismatch tra gli intervalli di temperatura delle correnti fredde e delle correnti calde. Correggiamo il riferimento. A questo punto possiamo calcolare il surplus netto di entalpia presente negli intervalli. Bene, questa colonna è molto importante perché ci dice nei vari intervalli della scala di temperature traslate qual è l'entalpia totale che i fluidi caldi hanno a disposizione in più rispetto a quella richiesta nello stesso intervallo dai fluidi freddi.
abbiamo due armi a nostra disposizione per rappresentare il sistema. Le curve composte traslate. Le curve composte originali, che sono sempre utili quando uno vuole rendersi conto delle temperature effettive, e soprattutto la cosiddetta cascata dei fluidi. Perché è utile la cascata dei fluidi? Perché intervallo per intervallo, se tu sommi il delta H rilasciato dai fluidi caldi e quello assorbito dai fluidi freddi, ottieni l'entalpia disponibile tra le correnti di processo. Quindi, intervallo numero 1. Tra 165 e 145. La capacità termica cumulativa è 3, come calcolata anche da noi prima. Il delta T è 20, l'entalpia totale disponibile è più 60. Nell'intervallo di temperatura 2 c'è anche un fluido freddo in gioco. Quindi il surplus di entalpia si riduce. Sì, perché è assorbito in parte dal fluido freddo. Assorbito, attenzione, virtualmente. Tu ancora non hai realizzato uno scambio termico nella pratica. Qua stai facendo il bilancio energetico globale e aprioristico del sistema. Il surplus dei fluidi caldi è lì, ma c'è un fabbisogno dei fluidi freddi nello stesso intervallo di temperature. Quindi globalmente il tuo sistema ha un delta H dei fluidi caldi che va scontato per il delta H che devono assorbire i fluidi freddi. Ma questo non vuol dire che tu stai già incrociando le correnti. Questo vuol dire che in quell'intervallo di temperatura l'eccesso di energia del sistema è in questo caso 2,5 kW. Mentre nell'intervallo superiore era ben 60. Ok. Nell'intervallo numero 3, dove entrano in gioco entrambi i fluidi freddi, il tuo sistema è globalmente in deficit. Questo non vuol dire, Alessandro, che i tuoi fluidi caldi in quell'intervallo di temperatura non potranno mai essere usati per scaldare correnti fredde. No, questo vuol dire che a prioristicamente, come conto energetico totale, in quell'intervallo di temperatura c'è più gente che deve assorbire calore che non gente disposta a darne. Ho capito. Ma questo non vuol dire che nella pratica un singolo fluido caldo e un singolo fluido freddo non potranno mai essere accoppiati, capisci? Sì, certo, oh. Certo. È solo una sommatoria totale. Bravo. Allora, vedi questi quadratini. In questi quadratini si riporta gli eccessi di entalpia che erano ricavati dalla tabella. Ok. Supponiamo di iniziare la somma da 0. Aggiungendo 60 arriviamo a 60. Aggiungendo 2,5 la somma cumulativa è 62,5. Nell'intervallo 3 c'era un deficit di meno 82,5, scendiamo a meno 20, dopodiché sommiamo quello che c'era nell'intervallo 4 e torniamo a 55, sommiamo quello che c'era nell'intervallo 5 e arriviamo a più 40. Ok. Allora, questa cascata è giudicata non fattibile perché? Perché c'è almeno un intervallo di temperatura in cui il tuo fabbisogno energetico non è coperto. Ripeto, questa cascata è giudicata non fattibile perché c'è almeno un intervallo di temperatura in cui tu sei in deficit.
E perché è infattibile se c'è un Perché adesso ti contratto? stai ponendo il problema pratico. Siccome la Ok. somma globale dei delta H del tuo sistema ti dava un intervallo di temperatura in cui sei in deficit, cioè i fluidi freddi in quell'intervallo richiedono più entalpia di quella che sarebbe cedibile dai fluidi caldi in quell'intervallo, hai un deficit netto. E quindi la cascata di temperatura non è fattibile. Non capisco bene perché da un livello pratico questo non vada bene. A un livello pratico, no, attenzione. Quello che non puoi fare a livello pratico è scambiare calore soltanto tra fluidi di processo, non vuol dire che tu non puoi costruire l'impianto se ti trovi con una cascata in deficit. Quando si parla di cascata non fattibile, si intende non fattibile con soli scambiatori di calori che accoppiano i fluidi di processo. E difatti, come trasformi una cascata non fattibile in una cascata fattibile? Aggiungendo calore dall'esterno, cioè dalle correnti di servizio. Perché guarda cosa ti dice il libro, guarda cosa succede se tu la somma cumulativa di questi delta H non la cominci partendo da 0, ma la cominci partendo da 20. Magicamente, all'intervallo incriminato del deficit, tu non ti troverai a meno 20, ma ti troverai a 0. Pacifico. Questo vuol dire che il tuo sistema non può essere energeticamente chiuso, cioè un sistema che si mantiene soltanto con le correnti di processo. Devi invocare le correnti di servizio, devi invocare calore esterno. E difatti, seconda colonna, se tu immagini di sommare la cascata di delta H partendo non da 0, ma partendo da 20, Riesci? che era proprio il tuo deficit massimo, otterrai una cascata in cui tutt'al più, attorno alla temperatura incriminata, arrivi a zero. Ho capito. Quindi vuol dire che anche nel punto di maggior crisi energetica, l'entalpia cedibile dalle correnti calde è È esattamente sufficiente. uguale a quella che richiedono le correnti fredde. Quindi Ok. questa cascata è diventata fattibile. È diventata fattibile ovviamente comprando 20 kW da fuori. Ma ce lo aspettavamo, perché già dal grafico delle curve cumulative potevamo Non vedere che cosa? chiudevano. Che la curva cumulativa dei freddi supera a destra di 20 kW la curva cumulativa dei caldi. Ok. Viceversa, da questo grafico vedevi già anche che la curva cumulativa dei caldi supera a sinistra di 60 kW la curva cumulativa dei freddi. Ma questo che significa? Significa che alla fine della cascata rimani con 60 kW di surplus. E sono i 60 kW che il tuo sistema dovrà Manda al posto dedicare a una freddo. corrente di servizio fredda esterna. Chiaro. Perché l'energia allo stato stazionario non può rimanere nel sistema. Queste due curve, quando le disegni, sono in una posizione orizzontale arbitraria, perché tu hai delta H, non hai l'entalpia assoluta. Come fai a trovare la posizione, la traslazione orizzontale non arbitraria, ma di interesse? Basandoti sui Attaccando le vertici curve. minimo. Perché tu le trasli orizzontalmente finché
la distanza minima verticale è il delta t minimo, giusto? Ma quindi il delta t minimo influisce sulla traslazione orizzontale che tu operi, giusto? Sì. Bene, ma Alessandro, vada bene, quando tu hai finito di traslare le curve orizzontalmente, perché hai toppato il delta t minimo, allora lì vai a leggere il superamento a destra, che rappresenta il calore da comprare, e il superamento a sinistra, che rappresenta il calore da rigettare. Quindi il delta t minimo, se influisce sulla traslazione orizzontale delle curve, allora influisce sulla quantità di calore da comprare e da rigettare. Quindi l'impatto del delta t minimo è grandissimo, è cruciale. Ok. Vedi? La cascata infattibile corrisponde al delta t minimo zero. Niente calore dall'esterno per scaldare e soltanto 40 kW da rigettare. È infattibile perché con delta T minimo 0 non ci fai nessuno scambiatore di calore. Il grafico di pagina 25 è stato ottenuto ritraslando verticalmente le curve. Prima tu le trasli in orizzontale seguendo il delta T minimo per capire quanti kilowatt ti avanzano a sinistra e a destra. Dopo le trasli in orizzontale, semplicemente per per allineare le curve sullo stesso asse Y e avere una temperatura univoca. Ok. Allora, proseguiamo. Questo l'ho spiegato. Bene. Allora, se immagini di fare la sottrazione lungo l'asse X della curva dei freddi traslata meno la curva dei caldi traslata, ottieni la cosiddetta grande curva composta. Allora, nota che siccome la curva dei freddi a destra supera quella calda, la differenza qui è proprio il calore che ti manca da comprare dall'esterno. Perché vedi? Qui la differenza freddi meno caldi è proprio 20. Ci siamo? A sinistra la differenza freddi meno caldi è 60. E te lo trovi qua. Alla temperatura traslata di contatto, attenzione, non stiamo parlando di temperatura reale dei fluidi. Siamo con un asse Y con temperature traslate. Ok. In questo punto, che si chiama punto di pinch, la differenza è zero, perché sei sullo stesso livello di entalpia. Sì. Perfetto. Quindi, con questo diagramma, tu definisci la regione sopra il pinch e la regione sotto il pinch. Nella regione sopra il pinch il sistema è globalmente in surplus, cioè le correnti calde che si raffreddano hanno più entalpia da spendere di quella che le correnti fredde hanno bisogno. Al pinch il surplus è esaurito. Sotto il pinch ricomincia a essere in surplus. Lo stacco di questa curva dall'asse X alla temperatura più alta rappresenta il calore che ti serve dall'esterno, perché è il calore che deve coprire il fabbisogno di fluidi freddi qua, in un range in cui i fluidi caldi non possono coprire. Ok?
Lo stacco invece rispetto all'asse X, quando la cascata è finita sotto il pinch, rappresenta il calore da buttare via. Quindi questo cosa vuol dire? Che la zona sopra il pinch chiede calore e la zona sotto il pinch lo deve buttare. Globalmente. All'interno delle zone dove sei in surplus, puoi far viaggiare il calore dai fluidi caldi ai fluidi freddi. Quando il calore che entra nella zona sopra il pinch è quello minimo e il calore che esce dalla zona sotto il pinch è quello minimo, sei al punto in cui il passaggio di calore al pinch è zero. Cioè, al pinch il surplus energetico è nullo. E sei nel punto in cui le correnti calde non hanno calore avanzato da passare a quelle fredde. Se in questo punto, se al pinch esistesse ancora un surplus, vuol dire che le tue correnti calde hanno assunto dall'esterno più calore di quello che in realtà serviva. Sì. Perché? Torniamo alla tabella di pagina, non ricordo. Immagina qui di iniziare la somma non da 20 kW, ma da un numero maggiore. Arriveresti qui non a zero, ma con un numero positivo. Ripeto, immagina di iniziare questa somma non da 20, ma da 50, fai finta. Quando arrivi qua non sei a zero, ma sei in più 30. E quindi quando arrivi qua non sei a 60, ma sei a 90. Questo vuol dire che se stai trasferendo calore al pinch, allora stai comprando dall'esterno più calore di quello stretto necessario e devi buttare via all'esterno più calore di quello stretto necessario. Questo si traduce in una delle regole d'oro della pinch analysis: non trasferire calore attraverso il pinch. Corollario: se la zona sotto il pinch si troverà a dover rigettare calore, è inutile mettere dei riscaldatori in questa regione, perché aumenterai lo shift verso destra e quindi aumenterai il calore da rigettare. Sì. Se la zona sopra, con questo stacco, deve comprare calore dall'esterno, non mettere dei raffreddatori in questa zona qua, perché altrimenti questo fabbisogno energetico aumenterà. E queste sono la seconda e la terza regola d'oro della pinch analysis. Quindi, riassumendo, non scambiare calore a cavallo del pinch nelle sue immediate vicinanze, perché questo si rifletterà in un maggiore ingresso di calore esterno. Secondo, non aggiungere sorgenti di calore nella zona sotto e non aggiungere raffreddatori nella zona sopra.